Ragazzi, vi faccio un'altra partita e poi finiamo il video. Spero che non venga troppo lungo. E qua abbiamo un grande match. Parlo di Palermo-Napoli. Ho levato Nestorowski, ho messo Balog e ho levato Ilimar, che ho messo qui, sono arretrato, e Salai al posto di cui sono sulla sinistra. Vediamo cosa ne verrà fuori. Vi dico subito che io non penso di fare ogni episodio della carriera, ma magari potrò fare i big match. Ditemi nei commenti cosa ne pensate voi, magari anche dopo il mercato invernale, dopo gli acquisti che ho fatto. Fatemelo sapere nei commenti. Partiamo subito con questo match. Enrique da questa parte, Norbert Balog col fisico. Norbert Balog, attenzione, Norbert Balog! Parata di Reina, parte subito forte il Palermo. Bene così, Norbert Balog dimostra di meritare questo posto. Attenzione, mischia in area. Alesami colpisce con la testa, ma non trova nessuno. Allora Alino Diamanti, niente da fare. Rajkovic, errore di Rajkovic, attenzione. L'esperto difensore, niente da fare, attenzione. Qua ancora ripartenza, un Palermo scatenato. Partenza lampo del Palermo, incredibile. Koulibaly, palla al piede, viene praticamente travolto. Punizione per il Napoli. Mamma mia, che parata di Posavec! Dobbiamo stare più attenti in difesa, non possiamo fare tutti questi errori, perché. Cioè io in teoria sto giocando con la difesa a 3 per evitare questi problemi. Salvataggio sulla linea incredibile intanto. Ma intanto imbarchiamo lo stesso avanzate. Io volevo giocare, per esempio, potevo anche giocare col 4-3-3, che è il modo con cui vorrebbe giocare De Zerbi, ma siccome dobbiamo lottare per salvarci, non possiamo giocare con un calcio così spregiudicato. E quindi sto provando anche a giocare con la difesa a 3. Diamanti. Diamanti, gran palla di Diamanti per Bruno Henrique. Vediamo Bruno Henrique, ancora Diamanti, ancora Bruno Henrique. Pallone dentro. Ancora lì, attenzione. Da quella parte c'è Sallai, deve rincorrere il pallone. Lo riprende, ancora Sallai. Gran giocata di Sallai, pallone dentro, ancora lì. Giocata del Palermo che cerca di arrivare palla a terra in area di rigore. Bella tattica questa di Rosanero, che in questo caso però non li prende. Ora da questa parte. Torna un po' indietro. Ora da questa parte. 1-2. Non si chiude. Taglia Diamanti. Diamanti col sinistro. Ma che gol ha fatto Alino Diamanti. Mamma mia. Va in vantaggio il Palermo. E ci voleva, ragazzi. Finalmente. Questa volta ci portiamo in vantaggio. Vediamo come andrà questa partita. Ma intanto ci portiamo sull'1-0. Grazie a questo bellissimo gol di Alessandro Diamanti. Grandissimo. Alessandro Diamanti. Tira, gira all'incrocio. Gran recupero, mamma mia, la difesa del Palermo, anche lei sta facendo dei passi in avanti considerevoli. Da quella parte, ancora il Palermo, mamma mia, guardate che 1-2, incredibili. Sallai, prova in velocità, il giovane ungherese. Sallai, Sallai, rientra, pallone per Alesami, Alesami, Balog, Balog dentro, va a beccare giusto giusto i tacchetti del proprio compagno di squadra. Mamma mia, Posavec! Ragazzi, Posavec si sta comportando bene anche nelle due passate partite, quindi speriamo che abbia una crescita considerevole, perché io ci credo. Mamma mia, ragazzi, ho rischiato tantissimo! Meno male che Posavec si sta superando. Io queste sciocchezze non le devo fare. Siamo sull'1-0. E arriva il gol, ragazzi. Su una mia sciocchezza. Mamma mia, che cretinata che ho fatto. La dovevo lanciare lunga. E invece, guardate, aveva fatto una grandissima parata Posavec. Ma poi su un corner, cioè praticamente l'ha messa sotto la traversa. Incredibile. Qua ancora, no? Il Palermo non si deve deconcentrare, ragazzi, se no rischiamo di perderla. Vediamo di rimetterci in marcia, perché se no rischiamo grosso. Grande chiusura. Può partire Sallai. Attenzione, Sallai, c'è Balog da quella parte.
ha visto l'inserimento di Quaison di forza. Quaison è solo, non può sbagliare, e non sbaglia. 2-1 Palermo. Ha segnato addirittura proprio Quaison, quell'uomo che gioca in attacco di solito, l'ho messo a centrocampo in una posizione più arretrata, ha fatto gol, si è inserito con i tempi giusti e ora siamo sul 2-1 ragazzi, quindi mi sa proprio che Quaison lo lascerà in quella posizione, perché in quella parte sull'esterno non riesce a rendere bene, paradossalmente, perché lui in teoria nasce come esterno. Napoli, posa pezza ragazzi, ma cosa gli dovete dire? Cosa gli si può dire? Cioè, quante parate sta facendo? È finita ragazzi, 2-1, finalmente una vittoria ragazzi, finalmente. Almeno una l'ho vinta e penso anche di aver meritato di averla vinta. Una gran bella partita, devo dire la verità, una vittoria importante contro una delle squadre che compete per il titolo. E niente, come già vi ho detto, non penso di portarvi ogni episodio, ogni parte della carriera, ma penso di farvi magari i match più importanti o anche fare qualche match dopo la sessione invernale, dopo che ho fatto acquisti di un certo livello. Già me li sono assegnati, anzi ve li potrei anche far vedere in un video apposito. Fatemelo sapere nei commenti se ne volete altri. Questo era il mio ultimo tentativo di proporvi FIFA, spero che lo guardiate. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video, condividete per far crescere il mio canale e farlo vedere ad altre persone, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e alla prossima, ciao tifosi!